Nel video precedente vi ho mostrato come vengono creati i soldi dal nulla. In questo video vi spiegherò come funzionano i prestiti. In origine, le banche commerciali si svilupparono nell'attività degli orafi, che custodivano dai clienti oro e altri oggetti preziosi, restituendoli quando richiesto e rilasciando in cambio una ricevuta, che si chiamava nota di banco, che certificava l'esistenza del deposito. Per chi voleva viaggiare o fare acquisti, ben presto si capì che era fisicamente più conveniente portarsi dietro queste note di banco piuttosto che l'oro vero e proprio. E col passare del tempo gli orafi ebbero sempre più clienti, consolidando la fiducia della nota di banco. Poco per volta gli orafi si resero conto che i clienti erano disposti ad accettare una quantità di oro di un dato valore e non lo stesso oro che avevano depositato. Inoltre compresero che i clienti non ritiravano tutto insieme l'oro depositato. Ogni giorno una parte dell'oro veniva ritirato mentre altro oro veniva depositato. Il saldo tra depositi e ritiri in condizioni economiche normali era positivo. E quindi si poteva lasciare a disposizione dei clienti solo una parte del loro depositato, usando l'altra parte restante per investimenti fruttiferi. In altre parole, la gente cominciò a utilizzare sempre di più le note di banco, lasciando alla banca l'oro che le garantiva. La banca a questo punto ne approfittò per lucrare stampando e prestando le note di banco, garantite dallo stesso oro in deposito che era contemporaneamente in garanzia di altre note di banco rilasciate da altri clienti. Quindi gli orafi divennero i veri e propri banchieri, in grado di creare nuova ricchezza mediante le note di banco emesse. Fino poi ad arrivare ai giorni nostri, dove la creazione di note di banco, quindi banconote, non vengono neanche più stampate a fronte di un valore concreto, che è l'oro, ma vengono create dalla banca centrale per poi venire prestate in cambio di un interesse. E come vi ho spiegato nel video precedente, viene creato solo il capitale, non l'interesse. Ma veniamo all'argomento di questo video, i prestiti. Te lo spiegherò in maniera più semplice possibile. Facciamo finta che dal mio vicino di terreno mi dovessi far prestare 100 kg di farina. Il mio vicino me li presta a fronte di un interesse. Per spiegarmi meglio, quando gli restituirò i 100 kg di farina, ne vuole 10 kg in più per il favore che mi ha fatto. Bene, io dovrò preoccuparmi di produrre 10 kg in più di farina per restituire il prestito, quindi lavoro in cambio di altro lavoro. Ma ora vediamo se chiedo un prestito alla banca. L'ipotesi che dovessi chiedere un prestito di 1.000 euro è che la banca mi chiede il 10% di interessi. Dovrò restituire alla banca 100 euro in più di quello che mi ha prestato. Ma mentre nell'esempio precedente potevo produrre io gli interessi, in questo esempio sono costretto a lavorare minimo 10 ore per altre persone per produrmi i 100 euro che dovrò dare alla banca. Ma attenzione, lo sai quanto costa produrre una banconota da 100 euro? Mentre prima l'equivalente era oro, ora l'equivalente sono i costi di produzione della banconota, circa 25 centesimi, centesimo più, centesimo meno. In definitiva, sto dando 10 ore della mia vita per avere una banconota il cui valore è di 25 centesimi. Quindi, in questo caso, lavoro in cambio di niente. Te l'ho spiegato in parole semplicissime, in un esempio semplicissimo, però il concetto è proprio questo. Il denaro deve tornare ad essere una semplice comodità. La comodità di non andare a pagare un'automobile con un camion di farina. E gli interessi devono equivalere a qualcosa di valore come l'oro, non a un pezzo di carta che costa 25 centesimi. Sul denaro ci può essere speculazione, ma su qualcosa di pari valore. Le banche si sono appropriate delle nostre vite facendoci credere che noi valiamo per il denaro che abbiamo, dando valore a un pezzo di carta che costa 25 centesimi per produrlo. Per giunta, come ho detto nel video precedente, se tutti andassimo a ritirare i soldi che abbiamo in banca, la banca non potrebbe darteli, perché non li possiede fisicamente.
possiede da statuto solo il 10% di tutti i soldi messi assieme. Il rimanente 90% dei tuoi soldi viene prestato ad altre persone per continuare a lucrare. Detto questo, tornando ai prestiti, sei sicuro che sia denaro quello che ti hanno prestato o solo un numero scritto con la tastiera in un computer? Ed essendo solo un numero, com'è che fanno a prenderti la casa se non lo restituisci in soldi veri, tra virgolette? Te lo dico subito, recupero crediti. Nel prossimo video ti parlerò dei recuperi crediti. Tutto quello che ti ho spiegato nei video precedenti, in questo e nei prossimi video che farò, sono mie opinioni naturalmente, tratte da cose studiate che esistono già in rete. Il consiglio che ti do è di non credere a me, ma approfondire come ho fatto io. Forse anche tu come me arriverai a metterti un dubbio. Bene, arrivederci al prossimo video.